Federico Pio di Riccardo, coach basket Fermignano, e oggi partita veramente intensa. Il primo tempo si pensava che la squadra avversaria perdevano il sopravvento, invece poi è stata battuta con un punteggio abbastanza elevato. Sì, devo dire che sono molto soddisfatto dei ragazzi. I nostri obiettivi erano, giusto appunto, come dicevi tu, tenere l'intensità alta per tutta la durata della partita. E contestualmente l'importanza per noi oggi era anche cercare delle rotazioni in tutti i componenti del gruppo. Hanno giocato 12 giocatori e un buon minutaggio. E il secondo obiettivo, sempre riferito all'intensità, era non abbattere l'intensità offensiva, soprattutto difensiva, nel momento in cui iniziavano tutte le rotazioni anche di giocatori che normalmente giocano poco. Sono molto meno di quattro degli altri. Classe 97, under 15, eccellenza, sì. Ottimo campionato in tutta la zona regionale Marche, quindi il campionato sarà per voi abbastanza difficile, penso. Sì, noi siamo nuovi, il primo anno che lo facciamo, questo volevo dire, la eccellenza. Direi che è un campionato molto competitivo per quello che sto vedendo. Tra gli scudi, in prima classifica metterei sicuramente a livello di qualitativo, soprattutto per non solo per la pallacanestro che in questo momento si sta esprimendo, ma anche da un punto di vista della futuribilità, metterei su tutti Ancona, la Stamura, e poi ci sono tante squadre molto interessanti, anche la stessa Recanati che noi abbiamo incontrato, è molto 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 interessante, è andata anche molto bene. Futuro per questo campionato 2011-2012? Beh, il futuro, la nostra strada è il miglioramento sotto ogni punto di vista, atletico, fisico, tecnico, la nostra strada è quella. I ragazzi sanno, essendo anche il primo anno che lo facciamo, sanno che devono interpretare questo campionato senza guardare il tabellone elettronico se non dal punto di vista del cronometro. Sì, Riccardo, è stato molto gentile. Grazie a voi. Ti aspettiamo, tutta la squadra, con molto piacere, a Porto Potenza. Grazie.